Siamo 21 comuni che hanno iniziato questa battaglia, dove parliamo di una cifra consistente, ancora diciamo provvisoria, perché parliamo dal 2005 al 2015, dove vengono a mancare nelle tasse dei comuni circa 96 milioni di euro. Abbiamo già iniziato una nuova istruttoria che ricopre il 2016-2017, che si parla di altri 20 milioni di euro, ma quello che fa specie è che noi comuni ci sentiamo in qualche modo bistrattati, non riconosciuti. I ministri, i governi che si sono avvicendati in questi anni, più volte mi ha sentito dire autonomia ai comuni, sovranità ai comuni, i comuni devono avere questo tipo di riconoscimento e di possibilità di gestire il proprio territorio anche sulla base delle leggi che a loro sono date per mantenere un certo tipo di decoro, rispetto e soprattutto la salvaguardia dell'ambiente. Ecco, la tassa di imbarco proprio va verso questo indirizzo. Questi soldi non vengono spesi per chissà cosa, vengono spesi proprio per mantenere ognuno nel proprio comune le peculiarità che devono assolutamente rispecchiare i bisogni dei cittadini, che si va dall'ambiente, si va dalla sicurezza soprattutto, perché questo è importante, dove c'è un aeroporto nascono dei problemi che vanno al di là della nostra sfera normale. Quindi la sicurezza, questo traslare di persone che vanno e vengono, implicano i fatti quotidiani, purtroppo continuano a rimarcare questo tipo di esigenza. Ecco, quello che noi stiamo cercando di portare alla ribalta è che i comuni hanno una sovranità che deve essere riconosciuta. Questa tassa di imbarco è proprio una legge del 2003-2004 che ci è stata data, non è mai stata rispettata e quindi non mi riferisco ad un governo particolare, sono passati governi di destra, di centro, di sinistra, attualmente anche, ma i comuni alla fine, al di là delle dichiarazioni, si sentono soli, si sentono abbandonati, neanche quando c'è una legge che dice va dato loro quello che gli spetta perché hanno un disagio, ecco, questa cosa non è mai stata rispettata. Io veramente come presidente mi faccio portavoce di tutti quei comuni che rappresento, ma proprio perché è una necessità, non è una battaglia contro qualcuno, è una battaglia per vederci riconosciuti un qualcosa che ci spetta.